Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questo appuntamento con Filo Diretto. Abbiamo mezz'oretta a disposizione, mezzogiorno, quasi sicuramente conoscerete tutti i risultati elettorali, perlomeno delle zone in cui vivete, le zone che vi interessano di più. E non stiamo a riepilogare tutto, però possiamo commentare se volete qualcuno di questi risultati o comunque esprimo il nostro parere soprattutto sulla questione: ha vinto il centrodestra, ha vinto il centrosinistra, ha vinto colui che o coloro che non sono andati a votare, insomma, sapere cosa ne pensate in linea generale, perché poi visto che si andrà al ballottaggio esiste, sussiste ancora la par condicio, per cui non possiamo fare riferimenti sul sostegno o sull'idea personale politica, ma analizzare freddamente il voto. Il numero è 0131 23 10 92. Come dicevamo, ci sono stati risultati contrastanti, almeno l'opinione dei diversi giornali che rappresentano linee politiche diverse e naturalmente praticamente opposta. Le analisi vengono giudicate vincenti per il centro-sinistra perché ha tenuto, perché non ha diciamo, perso ulteriormente contatto con gli elettori, anzi ha avuto una specie di rilancio, qualcuno dice grazie alla nuova leader nazionale. Qualcun altro dice che invece il centrodestra invece ha tenuto bene, visto che ha vinto in moltissime zone d'Italia, ma la cosa che è più interessante è che l'analisi politica di questo tipo di elezioni ha portato un po' a pensare che forse in molti casi, se ci fossero state delle alleanze più strette, più forti, tra dichiarate, diciamo, prima del voto, tra alcuni partiti, avrebbero portato a risultati già definitivi al primo turno senza bisogno di ricorrere al ballottaggio. Questo è un punto, uno spunto di riflessione importante, visto che tra un anno si andrà ad altre elezioni, quelle regionali, e visto che poi ci saranno le elezioni europee, e poi c'è un altro punto ancora ulteriore di riflessione, il fatto che se il sindaco può essere eletto in due turni elettorali, perché e comunque avere quasi la certezza, la garanzia di governare per 5 anni, così come il presidente della regione, perché non pensare a un sistema elettorale in Italia che in fondo dia una specie di sicurezza di avere un presidente del Consiglio, soprattutto, visto che quasi certamente non ci saranno proposte per elezioni presidenziali, che possa essere in qualche modo, eletto nella stessa maniera in cui si elegge il sindaco e il presidente della regione. Sentiamo la prima telefonata. Pronto? Buongiorno signor Luigi, sono Angelo da Nicolino. Buongiorno Angelo. Allora, volevo dire solo questo. Ci sono state le votazioni comunali, Sì. quindi dove più conterebbe il voto se non quello locale per eleggere i sindaci? Sì. Ma se anche nelle votazioni locali c'è un assenteismo del quasi del 50%, questa gente che è stata votata, che dicono che hanno vinto, non hanno ancora capito nulla. Cioè, non hanno capito che ormai noi siamo stufi di essere presi in giro, pensano soltanto agli affari loro. Se io vinci, che vada come vada, l'importante è che Dio ci aiuti. Buona giornata. Grazie, grazie Angelo. In effetti la riflessione di Angelo innanzitutto ci dice che non fanno molto per noi. In realtà un sindaco in effetti non può avere grandi soluzioni dal punto di vista dell'impostazione o la soluzione dei grandi problemi che
tengono questo paese sotto scacco ormai da tanti anni, cioè non possono decidere sicuramente sull'inflazione, sui prezzi, sul modo di diciamo, impiegare i grandi capitali nazionali per creare nuovo lavoro, per aumentare gli stipendi, eccetera, eccetera. Ma comunque l'orientamento politico che c'è anche con queste amministrative ci fa pensare che forse anche alle nazionali, non alle nazionali, alle regionali prossimamente, che già contano molto di più, potrebbero esserci delle sorprese, o perlomeno l'Italia potrebbe schierarsi in molte regioni, anche diversamente da quello che c'è stato prima, senza un riferimento particolare. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno. Da dove ci chiama? Volevo dire, da Castelnuovo. Prego. Volevo dire una cosa. Per quanto riguarda, allora, come diceva lei, il doppio turno, secondo me è da togliere il doppio turno. Perché, cioè, secondo me, uno che... Le regionali sono diverse. Già mi sembra che non sia il doppio turno per quanto riguarda la candidatura del Presidente della Regione. Se uno arriva primo, basta, secondo me. Perché se uno prende, ad esempio, facciamo Siena, 49% delle preferenze, poi va al doppio turno, tanti non vanno a votare, perché vabbè, sono stufi e tutto, magari perde, in pratica ha perso le elezioni per 15 voti. Sì. E poi la seconda cosa, volevo dire che le elezioni comunali, secondo me, per il sindaco, facciamo un esempio, questo nuovo dice Tagliani, che è di sinistra, io non sono di sinistra, voto Tagliani perché è un bravissimo sindaco. L'ho sempre votato, però certo. Voto la Meloni perché mi piace la Meloni, cioè io sono di destra, però sì. Il sindaco va valutato la persona, sì, ma come lavora. E infatti Tagliani, lei vede, strafonda quando vince da fare. E poi alle politiche vince il centrodestra. È una cosa diversa. Sì, le amministrative sono sicuramente una cosa diversa, però lei ha fatto un appunto giustissimo, cioè dire perché non togliere il secondo turno ed eleggere subito il primo turno. La ringrazio. Non è giusto che a Udine abbia vinto il centrodestra, poi sono andati a votare il 20% in meno, ha perso. Vabbè, ho fatto un esempio, come può essere altre. Sì, l'incognita del secondo turno comunque esiste, c'è ed è quasi imprevedibile. Facciamo le ipotesi che, tra l'altro, in un servizio del telegiornale lo vedrete, di quei partiti che sono andati alle elezioni divisi. E se invece fossero andati insieme probabilmente avrebbero eletto il candidato sindaco al primo colpo. Però quello che dice appunto il nostro telespettatore, lei non so se è ancora in linea, è forse lasciarci orientare o andare a orientarci nel nuovo sistema elettorale che stanno pensando più verso il sistema inglese, cioè quello dell'elezione di chi ha preso più voti, del partito che ha vinto, del segretario del partito che probabilmente potrebbe diventare il primo ministro, un orientamento insomma non dato da una maggioranza di alleanze ma da chi ha vinto, preparando le alleanze probabilmente prima, ma esprimendosi con chiarezza senza andare ad allearsi, senza trovare alleanze dopo, come succede adesso per esempio in Parlamento da noi, dopo che ci sono state le elezioni si cerca una maggioranza. Pronto? Sì, buongiorno Vince Spazzali. Buongiorno, scusa. Chi è? Domenico. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno. Non so come dirlo, però io lo dico. Andrebbe che quando vengono eletti, o meglio, prima delle elezioni, quando vanno a promettere quelle cose lì. Ecco, se poi non le mantengono, eccetera, a me dispiace dire così, però è successo. Io so che in Alessandria qualche anno fa qualcuno ha promesso e poi ha dovuto andare all'ospedale a farsi aggiustare qualcosa che gli si è rotta. Ecco, dovremmo un attimino, invece che parlare sempre, fare qualcosa, non dico proprio così, però insomma sì. Far capire bene che non stanno, perché poi dopo le elezioni
i signori si permettono di fare le strisce pedonali, le telecamere, quelle cose, a risanare i conti pubblici, perché soldi dicono non ce n'è, come non ce n'è? Quello che è andato via prima ha lasciato il debito, e quello che è andato via prima ha lasciato il debito, e quello che... Ma insomma, prima o poi questo debito si deve sanare. Beh. Sono un po'... Non posso dire quello che... perché... Sì, no, siamo in par condicio, aspettiamo ancora 2 settimane. Grazie per la telefonata, perché ci ha riportato una realtà. Cioè, quando io dicevo che l'amministratore locale non può probabilmente decidere su quello che sono gli stipendi, la protezione del potere d'acquisto degli stipendi degli italiani, ma può decidere probabilmente anche su alcune cose importantissime, come spendere soldi pubblici in una città, dove investire, come sostenere l'economia, il commercio, eccetera, eccetera. Può decidere anche quanti devono essere i dipendenti di una partecipata comunale piuttosto che di un'altra società dove fa parte il comune e tutto il resto. Quindi questo sicuramente è importante dal punto di vista locale. Il riferimento era comunque che il fatto che alcuni sindaci, quando si candidano, o comunque alcuni candidati a sindaco, promettono tante cose e poi difficilmente le mantengono. Sarebbe in effetti carino andare a vedere tutte le volte che hanno partecipato a delle trasmissioni, che hanno partecipato a dei dibattiti, sono presentati promettendo delle cose, quante poi sono state mantenute alla fine del mandato. Passiamo ancora alla telefonata e poi avremo le anticipazioni del TG. Pronto? Pronto. Sì, buongiorno. Dove ci chiama? Sono Roberto d'Alessandria. Roberto, buongiorno. Volevo dire una cosa. Oggi la gente non si lascia più imbindolare. Non va a votare una persona che va a farsi vedere ogni 5 anni in piazza o a trovare la gente da qualche parte quando ha bisogno di qualcosa. La gente oggi vuole la stretta di mano e vuole che quando uno ha un problema si cerchi di risolverlo, perché in questi sistemi qua che fanno adesso sono solo sistemi truffaldini, si fanno vedere una volta ogni 5 anni in tutti i paesi dove vanno, quando devono andare a prendere il voto, la gente fa bene a non votarli e non andare più a votare, e devono farsi vedere tutto l'anno in mezzo alla gente. Grazie a lei per la telefonata. Beh, in effetti questa è la motivazione principale per cui il vero partito che vince in Italia, quello che ottiene più consensi, è quello degli astenuti, cioè c'è una sfiducia nei confronti dei partiti che però bisogna in qualche modo ricreare attraverso una legge elettorale, perché finché saranno eletti le solite facce, i soliti nomi, i più famosi, e saranno le alleanze di partito a decidere, sarà difficile che si possa dire che è stato veramente eletto dai cittadini. Con una bella, giusta, corretta legge elettorale forse si esprimerebbero tutti molto più volentieri. Adesso passo però la linea ad Alessandro Della Cà, che ci darà le anticipazioni del telegiornale che andremo a vedere alle 12.30. Ciao Alessandro, a te. Grazie Dede, anche nel nostro telegiornale focus sulla politica, sulle elezioni comunali, ovviamente faremo il punto e l'analisi del voto legata al Piemonte, dove l'affluenza, lo ricordiamo, è stata inferiore alla media nazionale, e in particolare andremo nell'Alessandrino a Novi Ligure, comune commissariato e quindi chiamato di nuovo al voto, dove sarà ballottaggio fra Rocchino Muliere e Maria Rosa Porta. Poi tanta cronaca, andremo a Genova, dove c'è stata una truffa, o perlomeno è stata sventata questa truffa che ammontava a 620.000 euro da parte di una nota società che falsificava bollette doganali. E poi andremo ad Acquiterme, dove è ufficialmente ripresa la stagione a partire da ieri, quindi una ventata di ottimismo, di lavoro e ovviamente di valorizzazione del territorio, e naturalmente lo sport, grande attesa per il Giro d'Italia che fa tappa a Tortona. A tra poco. Eccoci nuovamente insieme per la seconda parte di Filo Diretto. Stavamo dicendo che in effetti il grande problema in Italia è dato
dall'astensione politica, dall'astensione delle votazioni, perché probabilmente forse si è persa un po' la fiducia nel sistema che governa questo paese in genere e soprattutto a livello, diciamo, di nuove forze, di penso io, novità nel campo delle proposte che vengono fatte, non ce ne siano tantissime. Allora si va a votare quasi sempre per chi va a votare quasi sempre per i soliti partiti. Però questa cosa in effetti ogni tanto cambia, nel senso che non è detto che chi non è andato a votare nel primo turno elettorale non si presenti al secondo turno. Anzi, sono convinto che ci saranno molte sorprese per tutte quelle città che andranno al ballottaggio. Non è detto che vinca chi è arrivato primo, ma chi invece ha saputo magari fare alleanze migliori nel secondo turno. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove ci chiama? Io volevo sapere. Sì. All'amministrazione, quando c'è stato il comune in dissesto, pronto, mi sente? Parli leggermente più forte, per favore. Allora, io volevo dire una cosa. Sì. Quando il comune era andato in dissesto, ma chi era sindaco in quel periodo? Allora, il comune di Alessandria quando è andato in dissesto? Sì, 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 no, ho capito la domanda. Stavo pensando come sarebbe corretto rispondere. Prego, dica lei. Allora, il sindaco Fabio quando è andato in dissesto il comune, chi è entrato non ha trovato più un centesimo nel cassetto? Ma che fine ha fatto questa questione lì? Ci inoltriamo in un argomento che è stato trattato molte volte e che ancora adesso non trova una soluzione. Allora, grazie per riportarci indietro di qualche anno, perché noi in effetti, chi abita ad Alessandria, sicuramente ne paga ancora le conseguenze di questo dissesto finanziario che ha avuto la città. E il dissesto non è che è una cosa, diciamo, una cattiva amministrazione o comunque un'amministrazione che non ha saputo tenere presente di alcune variabili e che quindi ha speso più di quello che incassava, ma talmente tanto da causarne un dissesto. Poi c'è il dibattito se il dissesto doveva essere dichiarato o non doveva essere dichiarato, però il problema è che quando ci sono dei conti pubblici così sbilanciati in maniera così importante, è chiaro che prendere atto del fatto che c'è stato un dissesto può essere l'unica cosa che resta da fare, anche se forse fino a quel momento non era molto utilizzata questa parola e questo sistema, forse abbiamo anticipato i tempi, neanche il governo era in grado di intervenire, di aiutare una città in dissesto, neanche di comprendere perché una città va in dissesto e come fare a rilanciare l'economia e aiutarla, quindi anche a sostenere poi questo debito, a poterlo pagare. Cioè un discorso piuttosto complesso, quello, la domanda che ha fatto il telespettatore, che meriterebbe uno speciale ma bello lungo per capire fino in fondo cos'è stato il dissesto e quali sono state le conseguenze e come fare a venirne fuori, perché non siamo ancora venuti fuori del tutto. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove ci chiama? Da Alessandria. Prego, dica. Volevo dire una cosa, io sulle elezioni che sì. Di domenica sì. Ho capito che gli italiani sono tutti boccaloni praticamente perché questi qui che sono al governo vogliono toglierci la sanità, togliono i soldi ai poveri e tutti li votano ancora, si vede che a loro gli piace essere così e vanno bene così. Quindi lei sarebbe per l'astensione? Eh? Lei sarebbe per l'astensione? No, io non sono per l'astensione, per i diritti e per i poveri, per tutto il resto, certo. Non sono niente per l'astensione. Certo. Eh? Ok.
Io ho capito che, allora, come dicevamo prima, forse ci vanno delle proposte nuove. Grazie. Io volevo solo dire questo, sì. Ma come fa la gente a votare ancora questa gente qui? Sì. Che ti vogliono togliere la sanità, ti vogliono togliere tutto? Non sento. No, 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 dicevo, stavo ascoltando lei perché non possiamo parlare uno sopra l'altro perché c'è evidentemente un ritardo tecnico. Appunto, stavo dicendo, sì. Non riesco a capire cosa fanno questa gente qui a votare. Ho capito il concetto, la ringrazio per la telefonata. Purtroppo è molto difficile avere un dibattito in diretta se c'è un ritardo tecnico di qualche secondo nel momento in cui io rispondo, nel momento in cui intervenite voi. Diciamo che il problema centrale è sicuramente quello che bisognerebbe in qualche modo avere delle nuove proposte, avere, che so io, qualcuno che sia in grado di promettere, mantenere, ma avere anche il tempo di farlo, perché se no, se tutte le volte che si promette, si presenta un progetto, poi dopo un anno finisce il periodo del mandato perché si deve dimettere, perché viene sfiduciato, perché in qualche modo i suoi alleati gli votano contro e tutto il resto, diventa difficile poi pensare, è stata colpa del politico che era stato eletto, che non è riuscito a fare le riforme, o è stato colpa del fatto che le regole del gioco sono sbagliate e bisogna cambiarle. Per quanto riguarda la domanda come si fa a votarli, beh, a livello locale però, a livello amministrativo, come diceva il telespettatore di prima, forse anche la conoscenza personale è molto importante, come questo personaggio si è presentato, questo politico si è presentato nel corso degli anni per decidere se scegliere un candidato o l'altro. Quello non influirà sicuramente sui grandi temi che invece diceva il nostro ultimo telespettatore. Pronto? Dalle Vinci? Sì, buongiorno. Da dove ci chiama? Invece di parlare di politica, lasciamola da parte. Parliamo un po' del miracolo dei grigi. Sì. Avremo anche un'intervista a Di Masi. Sì, ma volevo sapere, volevo un'informazione, ma questo nuovo acquirente, Pedretti, svizzero, può dare delle francese. Informazioni? Ma sì. Sì, dare? È difficile parlare. Va bene, la saluto. Se dà delle informazioni mi fa un favore. Andiamo in bene. Grazie, grazie. Allora, le informazioni... Ieri abbiamo fatto un programma alle 13, che si chiama Grigio nel cuore. Abbiamo cercato di spiegare. Però le informazioni vere saremo in grado di darle dopo la conferenza stampa che i nuovi proprietari dell'Alessandria Calcio terranno giovedì mattina. Per la prima volta si presenteranno alla stampa, spiegheranno le loro idee, il loro progetto su questo che è un mondo che quello dello sport, quello del calcio, che comunque non è secondario, che comunque muove veramente migliaia di persone, che comunque è un'attrazione ed è un modo per aumentare la notorietà di un posto. Una città relegata in una categoria troppo in basso nel calcio, come in altri sport, sicuramente perde nella competizione con le altre città. Facciamo un esempio, il Dertona che ha una squadra, Tortona che ha una squadra in Serie A di basket che sta praticamente facendo un miracolo, e certamente sta guadagnando ancora di più nell'importanza nazionale, nella visibilità. Allora avere una grande squadra, avere grande importanza anche nello sport diventa fondamentale. Però sui nuovi proprietari noi sapremo di più da giovedì a mezzogiorno in poi, diciamo. Grazie per l'attenzione, vi lascio il telegiornale, ci rivediamo.